Fratelli d'Italia, l'Italia se ne sta. Le chiedo scusa. Smetta. La richiamo comunque perché non è... Tra l'altro non è neanche molto intonato. Allora, intanto Leone è stato simpatico, Fatemi spiegare che era... Allora, stavamo facendo una battaglia parlamentare per il problema della raccolta firme. Meloni, La Russa, che ho detto per la priorità La Russa, proponeva un emendamento che permettessero di costituire il partito senza raccogliere le firme, semplicemente con un gioco d'aula. Io mi sono opposto e, diciamo così, sono abituato a oppormi in maniera accalorata e ho ritenuto giusto nell'aula di Montecitorio cantare l'inno. E devo dire la verità, non so se questo sarà il mio ultimo atto da parlamentare. L'idea che il mio ultimo atto da parlamentare sia stato cantare l'inno e mi sia stata pure tolta la parola, lo prendo come una medaglia d'orgoglio. Però l'abbiamo messo qua e adesso l'hanno visto tutti. L'ha visto anche la Concia che non ha cantato. Ma sulle tasse.